Buongiorno, allora oggi siamo all'ingresso dell'Interporto, stiamo bloccando tutto. Abbiamo provato con tante maniere, con i sindacati, a parlare con i nostri capi, i nostri responsabili, nessuno mai ha dato retta. Allora abbiamo trovato un unico modo per farci sentire, è questo di far bloccare tutto, così si blocca la cooperativa e la cooperativa dal suo attorno, blocca l'azienda e l'azienda dal suo attorno, blocca l'Interporto e l'Interporto ci fa sentire allo Stato e guarda che questa gente qua stanno soffrendo, hanno un messaggio da far arrivare. È quello che proviamo a farci sentire a tutti oggi per riciclare tutto quello che è sbagliato. La crisi è sempre stata un bel momento per riprovare un'altra maniera, un'altra per ristrutturare tutto, e magari riguardano anche la struttura delle aziende e delle cooperative. Soltanto metto il punto sulle cooperative che sono mal organizzate e mal gestite, sfruttano la gente e fanno, come si dice, posso dire che al posto vedono quell'operaio come un schiavo che...